non ha mai varcato la mia soglia, mai. E io lo capisco, è una chiesa alla moda e lui ha molte cose da fare, lo comprendo. Ma forse anche una mezz'ora, mezz'ora da dedicare ad una nuova arrivata nella congregazione, poteva trovarla, dico io. Ma che? Pare che più nessuno abbia tempo. Cosa cerca, signorina Collins? Il mio fazzoletto. Eccolo qui, tenga, signorina Collins. Non è che uno straccetto, ma almeno è pulito. Grazie. 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 Lor signori sono di una gentilezza squisita. Tra poco la mamma porterà qualcosa di fresco. I marciapiedi sono interminabili d'estate. Ma non è estate, signorina! Ogni volta pensavo che non ce l'avrei fatta ad arrivare alla fine dell'ultimo isolato. Il marciapiede è accecante dal sole, io sudo! Oddio, sudo così abbondantemente! Non c'è un ramo, non c'è una foglia, non c'è niente! La gente può dire, ma quella è matta. Casa di lui è proprio a metà di quel tremendo isolato. Casa loro, di lui e di lei. E rientrano sempre presto e si mettono a sedere sotto il portico, a guardare me che cammino. Dio mio, con che gusto maligno! A certi occhi mi passano da parte a parte. Lei vede quel tremendo soffoco che mi sale in gola, il male che ho qui. E mi segna il dito e ride e gli dice all'orecchio, guardala quella povera zitella, è innamorata di te. Forse dovrebbe cercare di dimenticare. Mai dimenticare! Lei, in bianco, fresca, allegra, con la pancia del primo dei molti bambini che avrebbe avuto da lui, Dio mio, lui, sorridente, fresco, contento. E io che cosa avrei potuto fare? Andare avanti, potevo voltarmi, tornare indietro, no mai. Allora io pregai, Dio carissimo, ti prego, fammi morire sul colpo. Mi esaudì. Allora io camminai a testa bassa per evitare di guardarmi, ma lei mi chiamò Lucrezia! Lucrezia Collins! Io tentai di parlare, ma non mi riuscì. Non avevo più fiato. Allora mi coprì la faccia e giù, correre. Arrivai in fondo all'isolato. E disse alla mamma, mammina, noi dobbiamo lasciare questa città. E così facemmo, subito. E adesso, dopo tutti questi anni, lui si è ricordato finalmente ed è tornato. Ha abbandonato quella casa e quella donna per tornare qui. Lo vidi un giorno in fondo alla chiesa. Era lui. La sera dopo fu la prima volta che sfondò la mia porta e sfogò i suoi istinti su di me. Vedete, lui non comprende che io non ho più gli stessi sentimenti che avevo una volta, adesso che lui ha avuto dei bambini da quella donna, 6, 3 dei quali vanno già a scuola. Io non lo so. Non lo so che cosa dirà quando saprà che se ne annuncia un altro. Vabbè, darà la colpa a me, certamente, come fanno tutti gli uomini. Come se non mi avesse violentata lui. Ma che dice, un bambino, signorina Collins? Sì, aspetto un figlio. Oh, per la madre. Anche se non è legittimo, ha tutto il diritto di portare il nome del padre. Non trovate? Certo, signorina Collins. Un bambino è innocente, è puro, comunque sia stato concepito. Sì. E non bisogna farlo soffrire. Sarebbe meglio andare da qualche altra parte, signorina Collins. No, dove? No, io... Io sono così abituata a stare qui che la gente fuori è sempre così difficile affrontarla. Forse questa volta non dovrà affrontare nessuno, signorina Collins. No! Cosa volete? No, niente paura, signorina Collins. Se siete gli agenti e siete venuti ad arrestare Riccardo, io voglio dirlo. Non ho intenzione di denunciare il signor Martin. Ho deciso di non denunciare il signor Martin. Signorina Collins, lei stia calma. Mi mandano dalla chiesa ad arrestare me. Per immoralità. No, la sua impressione è errata, è solo per qualche giorno, finché le cose non vanno a posto. La signorina Collins cominciò lentamente e tristemente a capire. Me ne vado. Permettete che gli lasci un biglietto, una matita, per favore.
matita. Il biglietto.